Ciao amici, buongiorno. Se avete visitato Milano e come noi siete dei curiosoni, avrete probabilmente notato su alcuni palazzi dei numeri, ulteriori numeri rispetto ai numeri civici. Ebbene, vi ricordate quando vi avevo parlato dei numeri ad insulario di Venezia che sono tutt'oggi in vigore? Ecco, dovete sapere che alla fine del 1700 l'impero austriaco, prima ancora di Venezia, aveva adottato questo metodo a Milano. Ecco, allora questo metodo aveva messo ordine in città, in quanto non c'era nessun metodo per classificare le strade e quindi si potevano avere delle difficoltà anche di orientamento. È chiaro che questo sistema che prevede non il nome delle vie, ma una numerazione che parte dal centro e di solito si sviluppa a spirale in maniera progressiva, col passare del tempo che l'aumento demografico ha portato non pochi problemi. E quindi nel 1860 si è passato da quella numerazione cosiddetta ad insulario all'attuale nominazione delle vie con il relativo numero civico. Quindi sappiate che quel numero che vedete a volte su questi palazzi molto dell'epoca, sono appunto delle reminiscenze storiche. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi saluto. A presto, ciao!